da Cincinnati, i risultati dei quarti. Venerdì ricco a Cincinnati, ben 7 gli incontri di singolare in programma. Apertura dedicata al terzo turno, il recupero delle partite rinviate per pioggia la giornata precedente. Camila Giorgi contende a Carolina Pliskova il successo, conferma di essere all'altezza della situazione. La maceratese parte in difetto, 30-0 alla ripresa delle ostilità. Permane l'equilibrio, ma la Pliskova conserva il vantaggio e si aggiudica il set. Le soluzioni estreme di Camila pongono a mal partito la N.1, costretta a muovere le lunghe leve e a giocare in situazione di disagio. 64 azzurro, terzo set. La Giorgi cala leggermente, la Pliskova fiuta il momento e piazza il break. Il punto esclamativo nel quarto gioco, il secondo al servizio di Camila. Ai vantaggi, sigillo cieco e successivo 60. Terzo turno fatale anche all'ucraina Svitolina, fresca di titolo a Toronto. Cade con la Goerges, 75-64. Sloane Stephens invece conduce corsa di rimonta, 26-63-64 alla Makarova. La Pliskova, prima testa di serie del torneo, doma poi, ai quarti, la Wozniacki, finalista in Canada e in difficoltà contro la Cecca. La partita si risolve rapidamente, 62-64 Pliskova. Seconda semifinale consecutiva in un 1000, invece, per Sloane Stephens. Il ritorno prepotente a Toronto, la firma di qualità a Cincinnati. La Goerges, in affanno al via, tenta di riaprire i giochi nel secondo, ma il prolungamento è di marca americana. Le maggiori emozioni nel confronto tra Muguruza e Kuznetsova. La russa, nel secondo, trova il giusto scatto per impattare la sfida e porre interrogativi alla spagnola. Di carattere e tennis, emerge Garbine al terzo. A Toronto, un colpo di calore ad ostruire la via, qui vuole vincere e lo ribadisce al cospetto di Joanna Konta. 64-76 per la rumena, probabilmente la giocatrice più continua dell'alterno circuito femminile. Pliskova, Wozniacki 62-64 Muguruza, Kuznetsova 62-57-75 Stephens, Goerges 61-76-3. Alep, Konta 64-76-1.